Oggi vi preparo un risotto con tarassaco e zola al mascarpone. Prima cosa che vado a fare è sbollentare il tarassaco. Tengo qualche cimetta più piccola per terminare il piatto. Acqua in ebollizione, vado a salarla leggermente. Inserisco il tarassaco. Una volta sbollentato qualche minuto, scoliamo dall'acqua e vado subito a frullarlo con dell'olio a filo. Aggiungiamo anche un mestolo di brodo. A questo punto iniziamo la preparazione del riso, quindi un tegame, aggiungiamo il riso, vado a salare subito in fase di tostatura. Una volta che il riso risulta tostato, andiamo a bagnare col brodo vegetale. Come per ogni risotto, continuiamo a bagnare ogni qualvolta il riso vado a chiedere del brodo. A metà cottura vado ad aggiungere la nostra crema di tarassaco. Il risotto è pronto, lo spengo, vado ad aggiungere il burro al risotto, aggiungo lo zola al mascarpone, aggiungo del parmigiano e vado a mantecare. Tutto pronto e posso procedere con l'impiattamento. Prendiamo una fondina, il nostro risotto, andiamo a chiudere con qualche fogliolina di tarassaco. Ed ecco qui, riso, tarassaco e zola al mascarpone. Provateci, alla prossima e buon appetito!